Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa è una situazione poco piacevole, ma ho deciso di condividerla con voi finalmente. Questo video diciamo avrà la solita premessa che non è un video diciamo programmato, ma è un video totalmente spontaneo, quindi non sarà la solita premessa del tipo non lo volevo fare. No, attenzione, lo voglio fare proprio perché voglio esprimere quello che penso attraverso un mio pensiero personale e attraverso un accaduto che continua tuttora a perseguitarmi. Quindi ho bisogno di aprirmi con voi, ho bisogno di trovare giustamente anche quello che mi porta a star bene, cioè quello di aprirmi, invece che magari caricare un contenuto che in qualche modo possa divertire, no? Perché per l'appunto questo canale, ovvero il progetto Animali Sociali, nasce come un progetto di divertimento, ma soprattutto anche di spensieratezza. Ma questo non è il caso, purtroppo, proprio perché quello che ho sempre fatto a livello web, che siano state live o che siano comunque video, shorts o qualsiasi cosa si voglia appunto esprimere, diciamo che fa parte della mia personalità, e quindi sostanzialmente mi ritrovo a dover fare questo video proprio perché voglio esprimere un mio disagio. E soprattutto, se voi avreste qualche consiglio da darmi o comunque un modo di ascoltarmi in modo anche diciamo che possa in qualche modo anche a voi prendere questa situazione, a me fa molto piacere. Allora, partiamo da all'incirca 2 anni e mezzo fa, una cosa del genere. Sostanzialmente mi trovo nella mia postazione di lavoro, quindi non qui a casa, perché il web per me non è il mio lavoro, ma mi ritrovavo nel luogo di lavoro e mi arriva un SMS da parte della piattaforma appunto Twitch, dove per l'appunto io streamo regolarmente. Cosa succede? Mi arriva questo SMS e mi viene detto che è stata effettuata una transazione a mio nome, e io lì per lì rimango un po' stupito, cioè, perché dico, scusami, mi stai mandando l'SMS e c'è qualcosa che purtroppo non va, cioè non ci siamo, qualcosa non mi sta andando bene. E quindi diciamo che viene rilevato sostanzialmente un movimento da parte di PayPal un po' strano. Questa cosa ovviamente mi è successa per 2 giorni di fila, al che comunque io cercavo di tutelarmi, cercavo di cambiare password, cercavo comunque di starci bene dietro per cercare in modo anche di tutelarmi sostanzialmente. Ma purtroppo questa cosa ha preso una piega leggermente diversa, se non quasi gigantesca. Quindi mi ritrovo nel mio luogo di lavoro, arriva questo SMS al terzo o quarto giorno, e vedo che è stata effettuata una transazione a mio nome di 2037 euro. E voi mi direte: ma com'è possibile questa cosa qui? Come ti è successo? Ebbene, ora ve lo spiegherò. Ovvero, quello che è andato a succedere è che semplicemente tutto ciò si collegava al canale Twitch, ok? Io ovviamente, in preda al panico, ho dovuto chiamare quelli della mia carta di credito e dirgli: guardate che qui è stata effettuata una transazione, ma non è stata fatta a mio nome, ok? Quindi io pensavo che partisse tutto dalla mia carta di credito. Quindi, carta di credito, parte l'autorizzazione e i soldi vanno via. Quindi i 2 giorni prima io sicuramente avevo ricevuto i messaggi, come appunto vi dicevo già, però questa transazione era nulla, quindi sostanzialmente era anche giusta come cosa, perché giustamente se tu hai la verifica a 2 passaggi, ti arriva un messaggio via SMS, ti avvisa che queste transazioni hanno provato a farle, ma non sono state effettuate, quindi non sono andate in porto, vuol dire che comunque riconosce che non sei tu il sistema e perciò di conseguenza non dovrebbe succedere nulla di norma. Ma attenzione, quel giorno lì invece è successo, ovvero io ho ricevuto una transazione di ben 2037 euro, ragazzi. Lo so, è una cifra spropositata, però
In questo caso io sono andato in panico, ho chiamato quelli della, i gestori, gli operatori telefonici della mia carta, tra l'altro un casino perché io nel posto di lavoro io sono incentrato a lavorare, non posso stare con la testa da un'altra parte, e quindi di conseguenza questo è andato a incidere non solo sulla mia personalità ma anche sull'ambiente lavorativo in cui io mi stavo trovando e su cui non potevo neanche gestire la cosa in modo manuale ma soprattutto anche regolare. Cosa faccio? Li chiamo, però loro mi dicono, però è partito tutto da PayPal, quindi dovresti chiamare PayPal e alle 7 di sera ovviamente non puoi chiamare PayPal. Come fai a chiamare PayPal alle 7 di sera che magari il servizio finisce alle 5, alle 6? Non si può. Bene, aspetto un paio di giorni. Ovviamente voi direte, ma l'hai fatta la denuncia? No, non l'ho fatta, ma a questo ci arriveremo tra poco. Quindi io cosa decido di fare? Decido nei giorni seguenti di chiamare PayPal e decidere di descrivere tutta la situazione che si è venuta a creare. E loro mi dicono, perfetto, allora tu hai ricevuto questa transazione, da noi è stata autorizzata, è vero, apriremo un ticket per fare in modo di farti recuperare questi soldi. Detto ciò, io quella sera stessa, mi dimenticavo di dire, io ho ricevuto sostanzialmente da parte di Twitch questa ricevuta con dei bits acquistati, quindi 35.000 bits acquistati, e in più mi ritrovo completamente bannato sulla piattaforma per 7 giorni di fila. Cioè io sono stato bannato per 7 giorni per contenuti sessualmente espliciti, cosa che non è mai avvenuta, ma soprattutto non è mai esistito, perché non è, a parte che io conosco le regole e sono 4 anni che sto sulla piattaforma, ma poi come mi dovrebbe venire in mente di mostrare qualcosa di esplicito? Ma soprattutto il modus operandi che c'è stato di questa persona di mettermi in questa situazione scomoda, dato il fatto che non solo è stata effettuata una transazione parecchio alta, ma soprattutto mi hai fatto pure bannare da Twitch. Quindi io di conseguenza ho dovuto mandare un ticket bello lungo in italiano e sia in inglese per cercare appunto di dire a Twitch, guardate che questa persona non sono stata io, potete controllare gli accessi e noterete sicuramente che gli IP sono differenti. E quindi di conseguenza loro dopo 3-4 giorni mi rispondono, io ovviamente ho cercato di pressare PayPal il maggior numero di volte possibili proprio per cercare di ricevere questi soldi indietro, perché ritrovarmi con 600 euro sul conto non so quanto fosse buono, però in ogni caso al di là anche se fossero stati 100 euro comunque sarebbe stato grave, ok? E quindi io diciamo trovandomi in questa situazione qui alla fine bene o male sono riuscito a recuperarli. Ma la storia non finisce qua, ragazzi. Sarebbe stato bello fosse finita così. E invece non è così. Quindi recupero i soldi. Twitch mi risponde, mi dice sì, abbiamo notato che è stato compromesso l'account, perciò di conseguenza ti restituiremo i soldi. Tra l'altro io ho ancora i fogli delle ricevute, ce li ho proprio qua accanto, e con tutti i bits acquistati e le varie cose, insomma, a mio nome che non sono state effettuate da me, ok? Adesso questa è la cifra che è stata effettuata, adesso magari la vedrete specchiato, però questa è la cifra in questione che è stata presa, vedete, 27 giugno, quindi probabilmente un anno e mezzo fa, 25.000 bits. Vi faccio vedere questo perché diciamo le altre cose sono un po' più personali, vedete, questa è la cifra, che l'importo che mi è stato preso, 25.000 bits. Vabbè, ma in realtà ve lo potrei anche mostrare. Eccolo qua, vedete? 2037,42. Bene, quindi recupero i soldi. Io ovviamente al settimo cielo, perché comunque essendo anche una cifra alta, magari, non so, pensavo, è difficile, no? Magari non sei neanche una persona, tra virgolette, diciamo, importante, magari... non si agisce più di tanto su questo fattore. Però in ogni caso PayPal mi disse, noi proviamo a contattare Twitch, se Twitch ci dà una risposta. Io ho detto sì, perché anche l'assistenza comunque in ogni caso è un'assistenza che va molto a rilento, perché ovviamente hanno tante richieste, tu stai contattando l'America e di conseguenza risulta anche difficile magari avere una risposta quasi immediata. Però in questo caso fortunatamente l'ho avuta. E finisce qua il fatto.
Un paio di mesi dopo risuccede nuovamente, ma stavolta il processo è diverso. Ovvero, cosa succede? Mi ritrovo con una transazione di 762 euro effettuati sempre a mio nome tramite un negozio Google Electronics, quindi sostanzialmente è un negozio online che vende oggetti elettronici, dispositivi elettronici, una sorta di store tipo, che ne so, Media World, ma online, ok? E quindi io, giustamente preoccupato, vado a vedere cosa è stato acquistato, ed è stato acquistato un Google Pixel 7 nero da 256 GB da questa ragazza, di cui ora non farò il nome, e c'erano scritti tutti i dati, ok? C'era scritto che viveva a Milano, c'erano scritte diverse cose, e anche lì il mistero della fede. E questo perché? Lo dico. Perché non mi spiego come tutto ciò sia accaduto. Dico, se ho risolto una volta, com'è possibile che una seconda volta risuccede? Sarò stupido io? Probabilmente sì, ma allo stesso tempo mi sembra strano, perché ovviamente uno dici, cavolo, ti succede una volta, ovviamente ti tuteli. Allora anche lì chiamo il servizio assistenza Google e mi dicono, perché noi il pacco è stato ordinato da questa persona qua, e solo la persona che l'ha acquistato dando il suo domicilio, quindi in questo caso era a Milano in una via che non ricordo nemmeno, in questo domicilio qua, può fare in modo di effettuare una sorta di reso o comunque annullare l'ordine. Quindi anche lì io non potevo agire, e ovviamente lì però ho dovuto denunciare, perché se mi succede una volta posso lasciare andare, ma se succede due volte e soprattutto c'è anche un nome e un cognome, ovviamente io ho dovuto prendere in carico questa situazione e cercare il modo di plasmarla in qualche modo, no? Ho detto modo tre volte, ma va bene lo stesso. Quindi vai in questura, denuncia, dai il nome e il cognome, dai tutte le referenze e cerca di scrollarti di dosso questa situazione qua. Benissimo, allora la situazione continua ad andare avanti. Io ovviamente stesso procedimento che ho utilizzato 8-9 mesi prima per cercare di recuperare i soldi, quindi sempre tramite PayPal, perché tutto partiva da lì, e lì c'era forse un po' più di insicurezza nel ricevere i soldi, perché per l'appunto, ripeto, era un ordine che era stato effettuato e che era già in partenza quasi, quindi mancava poco, vi dico all'incirca 24 ore forse, e Google mi disse ma non è possibile fare nulla. Io ho detto sì, però comunque se non è stato fatto a mio nome, io perché non avrei possibilità di insomma di recessare l'ordine, no? Non so se si dice così, comunque di fare in modo di rifiutare l'ordine, di fare in modo che di dimostrare anche che non sia io ad averlo effettuato. Sostanzialmente, ragazzi, mi sveglio il mattino dopo alle 8, dopo non aver neanche dormito, cioè mi sono svegliato alle 8 per prendere in carico queste situazioni qui, e tramite delle opzioni dell'ordine che c'era scritte, non lo so, ho schiacciato qualche opzione, tipo il mio ordine non è stato corretto, tipo non era corretto, e a quanto pare tramite quella segnalazione là, e penso anche tramite PayPal, alla fine io non ho mai avuto la prova certa che sia stata quell'opzione che ho messo io, sapete quelle opzioni dove ci sono i pallini, che sia stata effettivamente quella ad annullare l'ordine, ma in un certo senso non è mai partito questo ordine qui, e mi è stato detto da Google stesso che appunto non ci sarebbe stato modo di annullarlo, o meglio di fare in modo che questo ordine non arrivasse mai a destinazione. Quindi io denuncio, segnalo questa cosa ovviamente alle forze dell'ordine, e ovviamente loro sono stati anche molto gentili, sono stati veramente di gran cuore e mi hanno anche rassicurato, e ovviamente anche qui ho le prove, ragazzi, c'ho i fogli lì, però adesso diciamo non so, vediamo se riesco a mostrarveli. Allora, qui c'ho la denuncia in questo foglio qua. Aspettate, perché non so se ve la posso mostrare. Vabbè, comunque in ogni caso qua ho la denuncia dove ho segnalato anche questo fatto. Scrivo il giorno 11/2022. Vabbè, qua è quando sono andato tramite l'applicazione PayPal. Totalmente il movimento di 763 euro. Essendo il mio unico conto attivo personale PayPal, cercava di bloccare la transazione con esito negativo al momento della giornata odierna. Dalla verifica del movimento rilevo una transazione di questo telefono Pixel 7 sul portale Google Store a favore di, e c'è il nome della persona che ora non dirò per privacy,
Tra l'altro, la cosa divertente era che io ho cercato anche il nome e cognome di questa persona, che mi è apparsa su Facebook di conseguenza e che ho contattato, subito dopo. La cosa divertente qual è? Che lei mi dava su LinkedIn, il profilo appunto dove si mettono appunto le esperienze lavorative, una sorta di curriculum online. Che questa era un software developer e comunque anche una social media manager, quindi era anche una sviluppatrice. E quindi io mi chiedo, tu da sviluppatrice non riesci a tutelare te stessa e fare in qualche modo che queste persone, da come mi è stato detto lei, 8 mesi dopo, le sono entrate nell'account e sono riuscite in qualche modo a fare un furto di identità? Perché? Per l'appunto, quando io le scrissi un messaggio su Messenger, mi rispose 8 mesi dopo, quando avevo risolto il fatto: sì, io sono, scusami, sono stata chiamata in caserma a testimoniare, e appunto mi risulta che tu hai ricevuto questo furto, mi dispiace, questo furto di questa frode informatica, mi dispiace un sacco, e in qualche modo diciamo che mi dispiace veramente tanto e spero che risolverai. Io ovviamente avevo risolto e quindi sostanzialmente dopo aver risolto questo fattore qui, alla fine si è concluso che diciamo io sono rimasto un po' allibito perché dico comunque una che ha il profilo LinkedIn dove dice che è sviluppatrice e tutto non riesce a placare questa cosa qui, mi sembra un po' strano, tant'è vero che poi col passare del tempo l'ho ricercato quel nome e cognome lì e non mi appare neanche più su LinkedIn, è sparito totalmente. Ma vabbè, questo rimarrà un mistero, ma l'importante comunque era risolvere. Detto ciò, voi direte: ma tu non hai chiamato la polizia postale? Perché di solito loro si occupano di questo, ma la polizia postale, io nonostante l'avessi chiamata, mi è stato detto: guarda che queste cose qui purtroppo noi non ce ne occupiamo, quindi di conseguenza devi trovarti una sorta di informatico e cercare di risolvere il problema. Questo è quello che mi è stato detto, attraverso appunto dei dati telematici. Io purtroppo informatici vicino casa, sotto casa non ce ne ho e quindi non sono riuscito a far nulla. Anzi, questo mi è successo di recente. Loro mi dissero semplicemente che era impossibile che avessero effettuato un accesso tramite la verifica a due passaggi. Io ho detto: vabbè, è possibile, cioè nel senso alla fine se uno è bravo vuol dire che ci sa fare, no? Su queste cose. Ma vabbè, insomma, sono punti di vista, possono essere anche diversi e ci sta. Detto ciò, si conclude anche qui questa cosa. E io intanto mi prendo un periodo per me ne sto tranquillo, insomma. E qui arriviamo al bello. Arriviamo al punto in cui io decido di fare di nuovo delle live, quindi continuo col mio percorso, continuo a fare shorts su YouTube e prendo anche in mano il canale Twitch. Quindi nell'ultimo periodo io mi ci mettevo lì un po' per portare l'RP, quindi chi non lo sapesse, roleplay su un server appunto di Harry Potter e facevo anche un po' di just chatting, ok? Cosa succede? Ovviamente io ricevo dei bottamenti in live, che può essere anche normale perché alla fine tutti i canali ricevono attacchi bot e quant'altro, ma allo stesso tempo mentre sto in live una sera succede che io ricevo questi attacchi bot, ma su Instagram stavolta, quindi sul mio Instagram del canale qualcuno ha iniziato a mandare tipo 4.000 bot indiani, che io non potevo neanche levare in tempo reale, anche perché se mentre sto in live me lo fai lì. Ok, e me lo fai apposta proprio per scatenare in me una reazione, che poi a me, sinceramente, la reazione che scateni è quella cioè di tristezza, perché a me mi viene triste pensare che una persona non abbia una vita e che non abbia soprattutto ambizioni su cui puntare invece che fare queste cazzate. Ma al di là di questo, ovviamente io dico in live, se continuate a farlo, io vi segnalo e automaticamente i bot si stoppano, ovviamente. Per cercare di non farmi chiudere il profilo e per non fare in modo che mi andasse tutto, diciamo, in pappa,
scappa, cerco di mettere il profilo privato e quindi di conseguenza i bot si stoppano, ma allo stesso tempo si stoppa anche la persona che in quel momento lì mi stava bottando. E voi direte, ma negli spettatori non ti risultava nessuno? Non avevi la possibilità di vedere chi fosse che stesse guardando la live? No ragazzi, perché in quel momento lì io ero impegnato in live, stavo facendo tutt'altro e quindi non riuscivo a vedere. Io me ne sono accorto proprio in tempo reale mentre me li stavano mandando e quindi lì per lì non ho avuto neanche la possibilità di vederlo, ok? Perché ero impegnato appunto a sistemare le cose del profilo, dato che avendo messo un profilo aziendale non trovavo neanche la sezione per toglierlo e metterlo a privato. E vabbè, e anche questa cosa lasciamo andare. Cosa succede? Un'altra sera sono in live. Ah, inoltre sono state anche effettuate delle transazioni su Steam, un negozio online dove appunto si vendono giochi, volevano comprarsi una roba da 9,47€, ma per fortuna non c'erano i dati di pagamento salvati. Infatti prima la cosa che mi aveva fregato nelle frodi precedenti era proprio il fatto che io avessi dei dati di pagamento salvati, ma allo stesso tempo non potevo fare nulla in quel caso. Però fortunatamente, nonostante tutto, io avessi comunque reclamato e anche mostrato a Twitch in precedenza che non ero io, il ban mi era stato tolto, ovviamente il canale era stato ripristinato e qui tutto a posto. Quindi ritorno, vedo che succede questa cosa qua e vabbè, io ovviamente non riesco a star tranquillo, però continuo a fare le mie cose, continuo ad andare avanti e basta, dico, faccio il mio e proseguiamo per la mia strada. Ed arriviamo qui che proprio una sera mentre stavo in live sul server RP mi arriva una notifica che, tra l'altro, io stavo parlando pure con una mia amica in live, mi ha scritto, gli ho detto ti rispondo dopo al messaggio perché in questo momento ho il telefono in carica, quindi avevo il telefono distante da me. Detto ciò, per come l'ho interpretata io, questa persona ha fatto in modo di sostanzialmente creare una sorta di disagio, perché se prima voleva creare una reazione su di me, su delle cose che sono successe, questa volta voleva in qualche modo farmelo notare, no? Quasi ti voglio distruggere la vita, lo faccio in tutti i modi possibili. Perfetto. Allora io prendo il telefono dopo un'ora che è successo il fatto, quindi io incosciente ero tranquillo, prendo il telefono per controllare i messaggi e noto che nell'account Google sono state cambiate determinate cose, quindi è stata tolta l'autenticazione a due fattori, è stato messo una protezione avanzata e in più è stata messa un'email usa e getta che non mi permetteva in questo momento di recuperare, cioè in quel momento lì di recuperare il mio account Google. Quindi era stato fatto tutto dalle 11 di sera, quindi dalle 23 in poi, tutta questa procedura e sfilza di procedimenti per fare in modo che il mio account non fosse più accessibile da nessuna parte, ok? Se non soltanto mi sono salvato su Twitch, perché su Twitch potevo tranquillamente cambiare l'email, ma tutto il resto era perso, quindi canale YouTube e questo e quest'altro. Tra l'altro, io vi voglio dire, le coincidenze ovviamente accadono sempre quando sto nel momento live, cioè non è che succedono fuori dalle live, ma succedono sempre quando sto in live, guardate caso. Quindi io i miei sospetti ce li ho anche, ma io non posso incolpare nessuno finché non ho delle prove in mano. E quindi di conseguenza cosa succede? Chiamo di nuovo la postale mi dice che mi servono dei dati telematici, io ovviamente vado in polizia a fare la denuncia e sto lì un'ora e mezza dopo essermi rotto il cazzo per giorni e dopo essere stato di merda, perché ok, io è come se venissi a casa vostra e facessi il ladro e vi rubassi tutto quello che avete. Non è così che funziona, imparate l'educazione, imparate che il rispetto esiste per tutti e soprattutto non deve essere una cosa che deve distruggere la vita degli altri. C'è gente che per queste cose si è levata la vita e vi cito anche Tiziana Cantone, cioè Tiziana Cantone ha fatto dei video, ok, che alla fine gli sono stati messi contro e lei si è levata la vita per questo. Ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Io ho passato di giorni d'inferno, ok? Questa persona cercava in tutti i modi di entrare negli altri miei account personali anche alle 5:20 del mattino. Ma fatti una vita, fatti una vita. Alle 5:20 del mattino togliermi tutti gli authenticator che ci avevo collegati, che tra l'altro su quello del canale c'è pure riuscito. Anzi, authenticator no, perché l'authenticator lì non ce l'avevo, sono sincero. Però ho tolto la verifica dei due passaggi, recupero l'account e tutto. Quindi cosa ho dovuto fare? Ho dovuto
seguendo vari video, andare su Twitter e fare i post taggando YouTube, dato che l'assistenza di Google Italia non mi poteva dare alcuna mano, perché l'assistenza che abbiamo qua in Italia noi non permette di recuperare l'account, ma bensì di prevenire che questa cosa succeda. Però l'account, quando è già rubato, ormai non si può far nulla, perché Google non effettua gli accessi per farti recuperare l'account, perché è anche una cosa di privacy. Quindi hanno delle policy ben precise e decidono di, almeno a livello italiano, di non agire sotto questo fattore. Perciò di conseguenza io decido di chiamarli, insomma cerco di rompergli un po' le palle, però non succede nulla. Quindi continuo a fare tweet su Twitter, su X, dicendo a YouTube, taggando YouTube, il mio account è stato hackerato, voglio cercare di recuperarlo in qualche modo. E allo stesso tempo, quindi, continuando a fare queste richieste, Twitter, YouTube mi risponde, mi dice ti abbiamo mandato delle cose in privato, dei moduli, io cerco di capire, lì per lì, poi mi dicono che non riescono a trovare l'ID del canale, perché probabilmente anche chi l'aveva fregato aveva cambiato una mail o qualcosa, quindi non risultava più www.youtube.com/user/animalisociali, per dirvi, ma non appariva assolutamente nulla, quindi loro non riuscivano neanche a risalire. Tramite l'ID sì, ma tramite il nome utente che gli serviva in quel caso sotto forma di user, tramite quel link lì non riuscivano a trovarlo, e tantomeno io. Diceva che la pagina non era disponibile. E vabbè, allora continuiamo a contattarli, continuo a fare tweet. E sono passati, ragazzi, vi dico, quasi 20 giorni, quasi un mese è passato. Loro mi dicono di riprovare con un modulo, continuo a scrivere su questo modulo e mi dicono aspetta 72 ore, verrai contattato da uno specialista. Sono passati 4 giorni e non vedevo nessuna risposta. Gli ho passato anche la mia mail personale e ancora nulla. Allora cosa succede? Non ricevo nessuna risposta. Io aspetto e dico, rifaccio un tweet una mattina e scrivo, io ho aspettato più di 72 ore, quanto devo aspettare ancora? Mi scrive questo specialista e mi manda finalmente il modulo speciale privato, che ovviamente è accessibile solo a coloro che hanno, appunto, hanno perso l'account, dove mi veniva chiesto nome, cognome, l'ultima volta che aveva effettuato l'accesso all'account, da dove veniva effettuato l'accesso, gli IP, tutte queste cose qui, la descrizione del problema che è stato eseguito. Tra l'altro la mia mail è stata collegata di conseguenza a una mail temporanea usa e getta, e quella mail usa e getta è stata collegata al canale, quindi di conseguenza una sorta di attacco proprio mirato, perché penso che per fare una cosa del genere, tu che mi stai guardando, che probabilmente mi tieni anche d'occhio, devi avere proprio una vita di merda, ma tranquillo, perché io sto agendo per migliori dei casi e quindi non c'è alcun problema su questo. Ne puoi stare certo, sono più sicuro che mai stavolta. Ma vabbè, ma lasciamo perdere, ragazzi. Quindi viene collegata l'email usa e getta. E cosa succede? Dopo essere stata collegata lì, ovviamente quella mail lì si elimina, ok? E se si elimina, io perdevo pure il canale. Riesco in qualche modo a compilare questo modulo. Era un modulo abbastanza lungo, ci ho messo quasi un'ora a compilarlo tutto. E lo mando. Ricevo una mail da Google e mi dicono, cioè da YouTube, perché io ho fatto la procedura tramite YouTube, perché Google non ti risponde sui tweet, però se tu fai la procedura tramite YouTube hai anche la possibilità di agire sotto quel fattore lì. Vabbè, quindi mi rispondono, mi dicono sostanzialmente che l'account è stato disattivato per fortuna e quindi lo stavano ripulendo tutto. Io ho aggiunto una mail tramite questo link che mi è stato mandato per autorizzare che ero io, che lo volevo recuperare, e basta, sostanzialmente entro tipo 4-5 ore avevo di nuovo l'account indietro, quindi mi è ritornato tutto, fortunatamente. Ma detto ciò, le cose non finiscono qui, ragazzi, perché oltre a aver recuperato l'account, questa persona cerca di entrare anche sul mio Instagram, tant'è vero che io, per fortuna, avendo l'authenticator, vengo disconnesso, ma le credenziali non vengono cambiate, e questo succede però sul mio Instagram personale, e anche qui altro attacco. Poi cos'altro succede? Pochi giorni fa mi manda una richiesta a un profilo, mentre stavo in live, mi guarda le storie e vede e mi mette like alla storia mentre sto in live, tra l'altro profilo fake preso da una modella americana, tutte le foto che sono presenti alquanto no sense, e ovviamente mi mette like e basta, io prendo e blocco.
Mi scrive un altro profilo, mi manda una richiesta, tra l'altro con una bio abbastanza spinta, ma si sapeva perfettamente che era fake, tra l'altro tutti i follower indiani, tutti i follower bot indiani, tutti comprati, comunque bottati, mi manda la richiesta, io gliela rimando, sempre col mio profilo personale, vedo che ha delle foto completamente nonsense, tipo una mano così con dei serpenti qui, due post in croce, e mi scrive ciao. Perfetto, allora sai cosa faccio? Prendo e blocco di nuovo. Una mia amica, siccome conosce bene questa situazione qua, gliel'ho spiegata tutta e anche lei ha visto determinate che sono successe, determinate cose che mi sono successe, gli ha scritto tipo non rompete i coglioni, lasciate stare mio amico. E fatalità, cosa fa questa persona? Viene a bloccarmi. Allora vuol dire che tu sai chi sono io, perché se tu dici lasciate stare mio amico e mi viene a bloccare, vuol dire che sai perfettamente chi sono, perché vuol dire che tu stai agendo sotto questo fattore qui e allo stesso tempo vuoi recare un danno a me, ma il danno lo rechi a te stesso, perché qualsiasi cosa tu faccia ti ritorna indietro e ti ritornerà e ti ripeto, lo stai facendo con la persona sbagliata. Io ti auguro veramente di metterti l'anima in pace e basta, basta, fatti una vita, perché può succedere una volta, può succedere due volte, può succedere tre volte. Però non, anzi, neanche tre volte, ragazzi, perché può essere una casualità, ma in questo caso non si tratta più di una casualità. Qua si tratta proprio di un attacco mirato, ok? Di una provocazione da parte di qualcuno. Quindi io vengo bloccato, un altro mio amico viene bloccato, fatalità, caso strano, perché gli ha mandato anche lui una richiesta. E basta, la cosa finisce qui. Io ovviamente. Spero che questa cosa si plachi, che abbia una fine, perché veramente deve avere una fine, se no ce la metto io una pietra sopra, per una volta per tutte. E ovviamente ho deciso di condividerlo con voi proprio per avere un mio sfogo personale e soprattutto vorrei anche sapere voi cosa ne pensiate di questa cosa. Quindi sotto nei commenti se questo video in qualche modo dovesse esservi utile anche per voi che avete ricevuto determinati, tra virgolette, vogliamo chiamarli così, torti. Io sono il primo che comunque cerca di ascoltarvi e cercare anche di venirvi incontro, magari anche dandovi dei consigli qui sotto. Ragazzi, io ho detto questo, spero che questo video, insomma, vi possa essere stato, tra virgolette, utile. Lo tengo come sfogo mio e non voglio in qualche modo fare la vittima perché non ho bisogno di fare la vittima, ho bisogno solamente di sfogarmi e di anche pensare quello che dico e soprattutto lo faccio anche per tutelarmi questo video, perché se un giorno dovesse risuccedere almeno ho una prova certa che è visibile a tutti ed è visibile anche a chi di dovere lo debba vedere. Io vi auguro una buona giornata, niente, vi voglio bene. Anche a persone, diciamo, che non conosco, vi auguro tutto il bene e nulla. Grazie ancora, ragazzi, e a presto. Ciao, ciao a tutti.